prima e portare una notizia al consigliere D'Annunzio che non vedo, che noi in questa seduta non decidiamo se internalizzare un servizio, perché questo servizio già è internalizzato. Quindi noi scegliamo attraverso un atto di indirizzo, perché sostanzialmente noi parliamo di questo, che cosa intendiamo fare come consiglio comunale rispetto alla gestione del palazzo. E su questo il segretario che interviene poco il consiglio comunale questa sera è stato molto chiaro e molto, diciamo, esplicito, sia per quanto riguarda la gestione chiara o rinnovo, sia per quanto riguarda la competenza del consiglio comunale a deliberare in merito alla procedura di gara ai reti pubblica. Detto questo, quindi, da un punto di vista, diciamo, tecnico, credo che il segretario sia stato molto esauriente, e su questo noi diciamo, facciamo riferimento alla sua attenzione, anche perché la condividiamo. Voglio riallacciarmi all'ultima parte fatta dall'intervento, fatta nel corso dell'intervento dal presidente Costruccio. Io capisco, insomma, che ci può stare una discussione su un atto fondamentale, importante, insomma, cosa che c'è stato poco in questo consiglio comunale, anche alla luce degli ultimi consigli comunali che abbiamo assistito, dove sistematicamente si cercava di dare la parola, di dare il dibattito e di dare le posizioni, di dare la discussione perché c'era il mandato di andare avanti e portare a casa gli altri, e quindi io sono per il dibattito, cosa che non c'è stato prima. Il problema è che noi in questo consiglio comunale veniamo con una proposta che è stata fatta dalla maggioranza. L'assessore Andano ha riunito la giunta e ha deliberato una proposta che è quella della maggioranza. Se c'è dibattito è perché la maggioranza evidentemente, non lo so, non c'ha d'accordo, non condivideva quella delibera, non ci sta arrivati passaggi come si devono fare per arrivare con un atto, diciamo, politicamente ottabile, tant'è vero, insomma, che esistono all'interno della maggioranza posizioni completamente differenti, tutte degne di approfondimento per quanto riguarda la posizione del Trattato dei Ordini, e consiglieri della luce, il quale non ho capito se vuole indicare l'atto per rinnovare e approfondire che cosa e rispetto alla campagna. C'è una confusione tale per cui emerge in maniera chiara che rispetto a quest'atto c'è una maggioranza che ha delle difficoltà politiche. E questo è un rischio che noi sottolineiamo, facciamo presente, e che dal nostro punto di vista, quello dell'opposizione, ci auguriamo che questa presenza su una serie di rapporti che fa rivedere in maniera chiara come e soprattutto quando la maggioranza si legge su questioni personali, e questa, consentitemi di dire con tutta franchezza, è una questione personale. Le maggioranze non vanno avanti, perché non c'è programmazione. Non c'è programmazione. Rispetto a varie tematiche, l'approccio è sempre lo stesso, personale, al discapito dei cittadini e della città, che questo non è vero. Detto questo, voglio poi suggerire al Presidente, neo Presidente, e voglio mettere alla sua attenzione che si è parlato di diritto e sul diritto di senso il voto. Io credo in termini regolamentari, spero che tu nelle funzioni mi hai risposto, che il diritto non può essere messo al voto.
e quindi mi auguro che si procede in questa direzione, altrimenti dovrò